Cari fratelli e sorelle in Gesù Cristo, oggi l'argomento della nostra meditazione sono i 7 doni dello Spirito Santo. Iniziamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nostri angeli custodi, pregate per noi. L'ultima meditazione abbiamo trattato le tre virtù teologali, la fede, speranza, carità, e anche le virtù cardinali, la giustizia, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Ora passiamo a parlare dei 7 doni dello Spirito Santo, considerando la differenza e il collegamento tra virtù e i doni che conducono le virtù alla loro perfezione. Le virtù sono il nostro sforzo umano di fare il bene, è di entrare in contatto con Dio. Un sforzo umano vuol dire salire per raggiungere la meta, l'unione con Dio. Abbiamo ricevuto le virtù nel nostro battesimo, ma anche i 7 doni dello Spirito Santo. Questo sforzo umano di fare il bene significa il nostro impegno, né? Per esempio di avere pazienza, ma Dio ci aiuta di praticare le virtù. Quando esercitiamo molte volte il bene, la pazienza diventa una virtù e con il tempo facciamo questi atti con più facilità e anche con gioia. Adesso i doni dello Spirito Santo è un regalo, è un talento, un dono di Dio che Lui ci dà per raggiungere con più facilità e con aiuto divino la meta è l'unione con Dio. Nelle virtù abbiamo visto noi dobbiamo sforzarsi per diventare santo. Ma, per esempio, quando voglio fare un viaggio dall'Europa all'America del Sud, io non posso andare in una barca piccola, remando, né? Settimane e settimane. Non è possibile. Abbiamo bisogno di una nave, o dobbiamo andare con aereo. Loro hanno più forze. Questo sforzo non viene di noi, ma siamo portati. E così, quando lo Spirito Santo ci dà i 7 doni, ricevamo
una luce, una forza divina. Non lo sforzo è importante, ma di essere aperto per ricevere, né? Come un calice, questi doni. Questa è la differenza qua tra virtù e doni. I sette doni sono un completamento, un regalo di Dio per la nostra vita cristiana. Lo Spirito Santo è il dono del Padre e del Figlio. Ricevamo Lui, ma Lui ci aiuta nella nostra vita cristiana. Dobbiamo fare decisione, abbiamo bisogno della forza. Lo Spirito Santo ci aiuta con i sette doni. Una volta una suora nel Carmelo ha domandato a Santa Teresina se aveva il dono di leggere nel cuore degli altri, perché sempre riusciva a percepire i problemi delle novizie e dare il consiglio giusto. Alla Santa ha detto: no, questi doni io non ho, ma i doni dello Spirito Santo che tutti noi abbiamo ricevuto nel battesimo ci sono sviluppati in Santa Teresina. È lo Spirito Santo attraverso della Santa che ha guidato le novizie. Per capire come i sette doni attuano nelle nostre anime, i padri della Chiesa e anche alcuni santi hanno usato un esempio, giustamente, della barca. Quando vogliamo andare nell'acqua con una barca, l'acqua è qua. Che cosa dobbiamo fare? I padri della Chiesa paragonano le virtù con lo sforzo dell'uomo che trascina la barca per metterla in acqua nel lago. Un sforzo per arrivare all'acqua. Dopo, nell'acqua, lui deve remare . Questo è un sforzo. I padri della Chiesa hanno usato questo esempio per vedere lo sforzo delle virtù. Ma quando questa persona è arrivata in acque più profonde, può aprire la vela. Adesso il vento aiuta di andare avanti. Questo è un simbolo per l'aiuto dello Spirito Santo attraverso
dei sette doni. Al livello spirituale, questo significa che noi prima dobbiamo sforzarci nelle virtù e dopo lo Spirito Santo ci colma con i suoi sette doni, aiutandoci ad arrivare alla perfezione. Adesso vediamo il collegamento tra virtù e i doni. La fede viene perfezionata per il dono dell'intelletto. La speranza viene perfezionata per il dono della scienza e la carità viene perfezionata per il dono della sapienza. Questo ha bisogno di essere un po' spiegato. La fede è la grazia, è la nostra virtù di conoscere Dio. Con il dono dell'intelletto, lo Spirito Santo ci lascia penetrare più profondamente nel mistero di Dio con la sua luce. Ciò non viene con un nostro razionamento, ma è una comprensione che viene dall'illuminazione dello Spirito Santo. Per esempio, negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, nel giorno di Pentecoste gli Apostoli hanno ricevuto lo Spirito Santo, tanto che nella predicazione San Pietro, con il dono dell'intelletto, ha spiegato il mistero della vita di Gesù con una capacità e penetrazione che non era la sua. Lo Spirito Santo con i suoi sette doni attraverso gli Apostoli ha toccato il cuore delle persone in Gerusalemme. Nella virtù della speranza cresce la nostra amicizia e fiducia in Dio. Speriamo di Lui il perdono dei peccati e la vita eterna. Questa scienza non è la scienza della filosofia, della medicina, matematica, ma è la scienza di sapere come devo vivere nella vita cristiana, di conoscere la volontà di Dio. Questa è la scienza della parola di Dio, di conoscere Evangelio, il Vangelo, è la scienza anche della croce, di fare la volontà di Dio quando è difficile. È la scienza di sapere che tutte le cose del mondo hanno un fine, ma che Dio è eterno. Per esempio, San Paolo, dopo la sua conversione, voleva conoscere solo Gesù crocifisso e risuscitato. Tutto il resto era per lui spezzatura. Santo Antonio di Padova aveva il dono della scienza. Lui ha ricevuto il titolo dottore evangelico, perché nei suoi sermoni trasmetteva la scienza della parola di Dio e la speranza in Gesù. San Giovanni della Croce ha scritto la scienza della croce.
San Paolo della Croce ha ricevuto realmente la grazia infusa di conoscere e vivere la scienza della croce. E la carità, che è il vero amore, viene perfezionato per il dono della sapienza, che è la gioia di conoscere e amare Dio di tutto il cuore. Un esempio di sapienza è San Tommaso di Aquino. Quando Papa Urbano IV ha istituito la solennità del Corpus Domini nell'anno 1264, San Tommaso di Aquino e San Bonaventura sono stati invitati a scrivere un inno in onore del Santissimo Sacramento. Quando San Tommaso ha letto l'inno che aveva scritto, San Bonaventura era così stupito della sapienza di San Tommaso che ha strappato in pezzettini il proprio inno. San Tommaso aveva il dono della sapienza, la conoscenza e l'amore profondo a Dio, ispirati dallo Spirito Santo. La prossima volta parleremo sulle quattro virtù cardinali e i doni corrispondenti, invitando tutti voi per pregare il Santo Rosario, chiediamo che i doni dello Spirito Santo si sviluppano sempre più in noi. Preghiamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di Maria Santissima, i vostri angeli custodi, vi benedica, guarisce, custodisce Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.